siamo in compagnia di Federica, frontman dei White Skull. Frontwoman? No, frontwoman dei White Skull, giustamente. Chiede qualcosa, due domande, giusto? Certo. Come è stato l'impatto con la Glutination? Siete freschi di soundcheck? Bene, bene, mi aspetto grandi cose, un gran concerto. Per quanto riguarda la longevità del gruppo, voi avete un'esperienza ultra ventennale, ma qual è il vostro segreto? Ha una grande passione, un grande credo nella musica che facciamo. Si dice sempre che qui al sud è sempre difficile fare tutto, e soprattutto eventi del genere. Possiamo dire che questo forse è un piccolo miracolo meridionale, soprattutto qui in Basilicata. Sì, io credo che tu hai proprio ragione, perché sia per la location che per le difficoltà delle quali accennavi, insomma, questo è davvero un miracolo. Veramente sono emozionata per stasera, per vedere quanta gente torna qua, perché sono tanti anni che io manco dal vostro bellissimo paese, quindi non vedo l'ora. Cosa è cambiato e come siete cambiati voi rispetto alla precedente partecipazione? Oltre all'età, insomma, il cambiamento fisico-biologico. Oddio, Tony, cosa cambia? Oh, un disco nuovo, fresco? Beh, insomma, dai, cambia qualcosa, perché comunque invecchiando si matura e si cambiano, diciamo, i modi di suonare, di vedere le cose, cambiano anche gli ascolti che facciamo durante il nostro, come si dice, la nostra vita, no? Magari all'inizio si ascolta solo un genere, poi ci si apre la mente, si ascolta quello che non si ascoltava una volta, e quindi si cambia anche la musicalità, però senza mai storpiare quello che è il nostro, diciamo, la nostra impronta. Cosa ci presenterete? Allora, beh, presenteremo intanto quattro brani dal... il tempo è ridotto, quindi presenteremo quattro brani dal nuovo album e quattro classici che vengono dai nostri nove album precedenti.